però Pizzarotti. Però Pizzarotti. Però Pizzarotti tiene alta l'attenzione. No, la prendevo, volontariamente la prendevo un po' in giro, perché con tutti i problemi che c'ha l'Italia, causati anche da Fighi e da Renzi, io non parlerei, però non mi permetto di suggerire gli argomenti di Pizzarotti. Tutto qua, era solo una battuta. Federico ci sarà e sarà. Ci sarà, sì, tra l'altro è un bravissimo sindaco, vediamo delle cose belle. È molto una questione seria. Sì, stanno facendo dei lavori incredibili i sindaci del 5 Stelle. Sarebbe interessante, no, dei bei servizi sul lavoro che fanno i sindaci del 5 Stelle da Pomezia, a Livorno, a Parma, quello che sono riusciti a fare sul debito che veramente hanno ricevuto e stanno combattendo contro un debito vergognoso ricevuto dalle passate amministrazioni. Insomma, posso permettermi. Ma ci invita a fare il nostro mestiere in modo diverso? No, no, io non invito sempre, cioè, ognuno fa il suo mestiere. Certo, in effetti un po' non ce l'ho con lei, però i mezzi di informazione sono responsabili anche della distruzione di questo paese, no? Perché se non c'è nessuno in Italia che chiede con forza al Presidente del Consiglio di svelare il patto del Nazareno, o di sapere che cos'è il trattato di libero commercio con gli Stati Uniti, o di capire per quale motivo abbiano condonato miliardi di soldi nostri alle slot machine, o perché hanno regalato miliardi di soldi nostri alle banche private, al Decredit Banca d'Italia, se nessuno glielo chiede, loro pensano di essere Gesù Cristo. Renzi pensa di essere il padrone dell'Italia, non lo è, è un dipendente nostro. Senta, però la comunicazione, diciamo, è sempre binaria, no? Quindi magari anche voi qualche errore di comunicazione avete fatto? Io personalmente li ho fatti gli errori di comunicazione, io parlo sempre di me, però sono sempre stato super rispettoso, come sapete, ho sempre risposto a tutte le domande. No, io dicevo rispetto, cioè, volevo un programma politico. Certo che se vado in televisione, no, programma politico sempre, vado in televisione, mi si chiede. Un programma politico nel senso che magari anche, diciamo, un movimento come il vostro qualche volta sbaglia a comunicare all'esterno. In carità, però in realtà se ci pensate un parlamentare... Magari no, cioè lei cosa pensa? Se mi fa... Un parlamentare fa il suo mestiere, lo fa, vota e deve essere criticato su quello che vota, su come vota, presenta delle leggi, devono essere prese, lette, e un giornalista può dire questa legge non va, è stata scritta male, oppure informa. L'informazione fa il suo mestiere, noi ci siamo, siamo costretti a fare anche, non ce l'ho con lei, spesso il lavoro dell'informazione, ma non spetterebbe a un parlamentare della Repubblica, spetterebbe all'informazione che racconta che cosa fa il parlamentare della Repubblica. Questo in uno stato normale, cioè un parlamentare in Svezia non va nei bar come vado io i sabati pomeriggio, o tutti i giorni fa video per raccontare ogni giorno quello che succede in Parlamento. In Svezia i mezzi di comunicazione raccontano senza timore reverenziale nei confronti del potere che cosa succede in Parlamento. Il problema è che la RAI è in mano molto ai partiti, Mediaset è in mano a delinquente di Arcore che non paga le tasse e vuole pagarne sempre meno, i giornali ricevono finanziamento pubblico, quindi noi facciamo questa battaglia contro in generale i mezzi di comunicazione, non contro i singoli giornalisti professionisti, tanti bravissimi che ci lavorano, e quindi il sistema mediatico ci fa la guerra, è normale, per cui se io vado in televisione a Bignardi mi dice come si sente a sentire il figlio di un padre fascista, non è che chiede a Renzi come ci sente ad essere figlio di un uomo indagato per bancarotta fraudolenta, questo è un po' il senso. 18 società. No, ma poi non è un problema, cioè una figura, un politico non è che ha delle responsabilità rispetto a quello che fa il padre, però se utilizzi un parametro con noi lo dovresti utilizzare con tutti. Io gradirei che uno andasse da Brunetta e gli facesse determinate domande, da Speranza, oppure esatto, da Renzi, da Bersani gli chiedesse perché ha preso 98.000 euro da Riva dell'Ilva, tutte le denunce che facciamo, perché nessuno gli dice. Ma Renzi perché gira con l'aereo di Stato, per quale motivo? No, se porta appresso la moglie, che la moglie esce prima il naso dopo un quarto d'ora. Vedete, però questo ve lo dico, io ho presentato delle interrogazioni insieme a Luca Frosone sulla Pinotti che utilizza voli di Stato per farsi accompagnare a casa. Però Renzi lo può fare. Stati Uniti è andato con un volo di linea. Sì, ma comunque Renzi, il Presidente del Consiglio il volo lo può utilizzare, questo è il regolamento uscito. Non lo possono fare i ministri se non autorizzati dalla Presidenza del Consiglio. Allora, perché non chiedete al Ministro Pinotti della Difesa, dato che noi abbiamo i documenti che attestano il fatto che si è fatta accompagnare da Ciampino a Sestri, a casa sua, di sera, quando poteva prendere un volo di linea, per quale motivo non si è fatto autorizzare? Questo deve fare molto la stampa. E perché secondo noi il Ministro della Difesa ha violato delle regole. Poi io ho presentato i miei atti in Parlamento. Se la stampa fa il suo lavoro, come alcuni poi lo fanno, mica. E probabilmente, diciamo, la qualità complessiva di questo.
di quella che la sinistra ama definire classe dirigente migliorerebbe, perché più c'è pressione da parte dei cittadini e dei mezzi di stampa e più chi sta in situazioni di potere non si sente un padre eterno che può fare tutto e senza nessun controllo. Il famoso controllo. E questo ci vuole, da parte dei cittadini e da parte della stampa. E là, diventano in casa.